Ciao, sono Marco Petrozzi, coordinatore tecnico nazionale di Special Olympics Italia. Ti do il benvenuto alle lezioni di sport 3.0 della pallacanestro e ti presenterò insieme allo staff tecnico nazionale che è composto da Fulvia Di Boldo, Erika Violante e Laura Di Tadeo. Dovresti avere a disposizione il materiale richiesto per partecipare alla lezione, ma se così non fosse, guarda questo video e una volta che avrai tutto a portata di mano, rivedilo e segui la lezione eseguendo gli esercizi. Mi raccomando, se dovessi essere stanco, fermati, metti in pausa il video e quando sei di nuovo pronto premi play. Se preferisci, puoi farti aiutare da un familiare. Adesso iniziamo con il riscaldamento. Benvenuti, iniziamo con un breve riscaldamento. Iniziamo a prendere coscienza del nostro corpo, dalla testa fino ai piedi. Iniziamo con piccoli movimenti circolari della testa. Noi ne facciamo 5, 5 a destra e 5 a sinistra, ma se ve la sentite di farne qualcuno in più, potete, ok? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Piano piano, mi raccomando, Arriviamo, scendiamo, arriviamo alle spalle e giriamo. 5 avanti, 2, 3, 4, 5 e 5 indietro. Mi raccomando, le mani sulle spalle. 3, 4, 5. Giriamo bene, giriamo piano. Arriviamo alle braccia. Utilizziamo i polsi, giriamo i polsi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravissimi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, l'altra gamba, l'altro ginocchio, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 2, 3, 4, 5. Ginocchia insieme. 1, 2, 3, 4, 5. Movimenti molto lenti ma ben fatti. 2, 3, 4, 5. Ok, passiamo per ultimo i piedi e giriamo. 1, 2, 3, 4, 5. Dall'altro lato. 1, 2, 3, 4, 5. L'altro piede. 1, 2, 3, 4, 5, l'altro lato, 1, 2, 3, 4, 5, bravissimi, adesso che ci siamo riscaldati, ma poco, continuiamo e camminiamo sul posto, utilizziamo anche le braccia per dare un po' di ritmo, ok? Ora facciamo dei piccoli piegamenti, affondi sulle gambe, affondi, via, andando avanti, un passo avanti, 1, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, cambio gamba, 1, torno, 2,
torno, 3, torno, bravi, 4, torno, 5, torno, alterniamo, destra, sinistra, 1, 2, torno e 2, torno, 3, torno, 3, torno, 4, torno, 4, torno, 5, torno, ultimo, torno, cammino, di nuovo, sul posto, forza, dai, dai, adesso laterale, pronti, via, 1, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, sinistra, 1, torno, 2, torno, 3, torno, 4, torno, 5, torno, 6, torno, ok, e ha fatto uno in più, dai dai che fa bene, pronti? E continuiamo, ora facciamo piccoli passi in avanti, due passi, ogni volta che andiamo avanti allarghiamo i piedi, allarghiamo le gambe, quando torniamo indietro le chiudiamo, disegniamo per terra una V, pronti, via, così, avanti, avanti, indietro, indietro, avanti, avanti, indietro, indietro, va bene? Proviamo a farlo battendo le mani, pronti? Via, 5 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dall'altra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, adesso facciamo piccolissime corse, avanti e indietro, ok? Fino a dove possiamo, andiamo avanti fino a dove possiamo, ok? Battiamo, tocchiamo per terra dove possiamo arrivare e torniamo indietro, pronti, via, avanti, tocco, torno indietro, di nuovo, avanti, tocco, torno indietro, 2, avanti, tocco, torno indietro, 3, avanti, tocco, torno indietro, avanti, tocco, torno indietro. Ok ragazzi, il riscaldamento finisce qua. Ciao! Adesso cominciamo a muoverci un po'. Allora, camminando distendiamo la gamba e passiamo la palla sotto la coscia, ok? Facciamo qualche passo, non è che abbiamo tanto a disposizione, tanto terreno a disposizione, quindi facciamo solo qualche passo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, lo facciamo più difficile, continuiamo perché siamo arrivati a 5, continuiamo e lo facciamo indietreggiando. 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, ora continuiamo con questo esercizio ma pieghiamo il ginocchio, quindi camminiamo sulla gamba, ginocchio piegato, sulla gamba, ginocchio piegato. Ok, contiamo. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
E adesso in retromarcia. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bravissimi. Siete stanchi? Ma noi proseguiamo. Ok. Adesso, tenendo sempre la palla verso il petto, faccio dei cerchi. Ok? Uno. E poi dalla parte opposta. Due. Ok? Anche questo. Ok? Anche questo esercizio lo contiamo per 10 volte. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto, bravissimi. Adesso io mi corico e faccio passare la palla tra una mano e l'altra. Questo esercizio per 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravissimi. Ora lasciamo la palla a terra. Bene, davanti a noi, okay. Noi divarichiamo le gambe, andiamo giù a toccare la palla e poi ci rialziamo. Anche questo esercizio conteremo 10 volte. Palla bene davanti a noi, gambe divaricate, via. Uno. Bravissimi. Ok, torniamo a sederci, palla sempre a terra. Ok, divarico le gambe, la porto avanti e poi la riporto verso di me, la faccio correre in avanti e poi la riporto verso di me. Contiamo 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora, sempre con questa palla, la spostiamo prima a destra, poi a sinistra. Anche questo esercizio 10 volte. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5. Quattro.
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Continuiamole, dai. Ok, bravissimi. Anche questo esercizio laterale ci può servire per poi muoverci meglio sul parquet. Ok? Adesso, visto che noi giochiamo basket, palleggiamo. È arrivato il momento di palleggiare. Ok? Mi raccomando, facciamo dei palleggi chinati, guardando avanti. Andiamo avanti e poi indietro. Ok? Per qualche minuto, per qualche volta, adesso non li contiamo i palleggi. Ok? Ci divertiamo. Poi torno indietro. Poi vado avanti e poi torno indietro e poi cambio mano e poi cambio mano e poi cambio mano. Bravissimi, bravissimi. Adesso, dopo che abbiamo palleggiato avanti e indietro, ok, facciamo sempre della camminata laterali e facciamo passare sopra la testa il pallone. Ok? Anche questo esercizio lo facciamo 10 volte. Pronti? Via. Uno. Siamo arrivati quasi alla fine, mi raccomando. Allora, facciamo ancora un esercizio di equilibrio, va bene? Pallone mano destra, iniziamo così, lo allungo e alzo il piede sinistro e sto qua per qualche secondo, poi ritorno, mi allungo e alzo il piede sinistro, mi allungo e alzo il piede sinistro. Proviamo a contarne 10. Pronti? Contate con me, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio mano e cambio gamba. Altri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravissimi, ora lo rifacciamo, ok? Portandolo in alto. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Cambio mano. Pronti? Via. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bravissimi, bravi, bravi, bravi. Ciao ragazzi, siamo giunti al momento del defaticamento. Partiamo dalla testa, ok? Lateralmente, lentamente,
Se volete potete aggiungervi con la mano, ma piano piano, da un lato e dall'altro. Ancora. Frontale, quindi giù e su, non andiamo troppo indietro, è col capo, solo in alto, giù e su, giù e su, ok, rotazione, da un lato all'altro, lentamente, via. Scendiamo verso il petto lentamente e ci fermiamo dall'altra. Via, giù e mi fermo. Giù, giù e bravissime. Ok, torniamo centrali. Spalle, circonduzioni. Da avanti a dietro, inspiro ed espiro, se riesco inspiro dal naso ed espiro dalla bocca, ok, da dietro avanti, e chiudo, quando apro inspiro, quando chiudo espiro, quindi faccio e bravi, porto sulle braccia tutte e due insieme, mi allungo e vado leggermente verso un lato, bravi, ritorno e vado dall'altro, ancora una volta, via, da un lato, ritorno e dall'altra, ok, ora metto una gamba avanti, un passo, mani sul petto e la gamba davanti leggermente piegata, la gamba dietro tesa, ok? In questa posizione, quindi mi metto frontale, rotazione del busto, ruoto verso la gamba avanti, guardate in questo modo, ok? Pronte? Pronti? Via, 1, 2, 3 e ritorno, 1, 2, 3, ritorno, 1, 2, 3, ritorno, 1, 2, 3, e alto, cambio gamba, gamba piegata, mani sul petto, pronti, via, 1, 2, 3, ritorno, 1, 2, 3, ritorno, 1, 2, 3, ritorno, 1, 2, 3, e alto. Gambe parallele, piedi paralleli, leggermente divaricati, ok? Movimento del bacino destra-sinistra, via, bravissimi, muoviamolo bene, ok, adesso circonduzione, quindi giro completo in un senso, via, sempre le gambe tese, e dall'altra, e bravissimi, ok, ora se non riuscite a farlo frontalmente senza appoggi,
Potete anche mettervi lateralmente e appoggiarvi al muro. Primo esercizio, prendo il piede dietro, allungo la coscia tenendo il ginocchio vicino. Mantengo la posizione, questa è la posizione. E posso farla tenendomi appoggiata al muro. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciolgo. Ok. Dall'altra, via. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciolgo. Frontalmente prendo la gamba e la tiro al petto, che qui posso appoggiarmi sempre una parete. Mantengo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lascio, cambio gamba. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravissimi. Caviglie, piede avanti, leggermente sollevato. Circonduco la caviglia in un senso, nell'altro. Bravi. Su e giù. Interno, esterno. Ok, cambio. L'altro. Circonduco la caviglia. Nell'altro senso. Su e giù. Interno, esterno. Ok, ultimo esercizio, ma non meno importante. Piedi sempre leggermente divaricati, gambe distese. Partiamo dal capo e andiamo giù lentamente, molto lentamente. Pronti? Via. Capo, spalle, schiena, scendo giù, mi rilasso ed espiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piego le ginocchia. Torno su lentamente. Ancora una volta. Pronti? Via. Capo, spalle, schiena. Scendo giù. Espiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piego. E torno su. Lentamente. Bravissimi, alla prossima, ciao ciao! Ottimo, siete stati bravissimi. Per oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana per un'altra lezione. Se ti va o se hai trovato delle difficoltà nell'eseguire gli esercizi, nei giorni a seguire puoi ripetere questa lezione per migliorare quanto hai appreso. A presto!